abbiamo il dovere di raccontarvi quello che sta succedendo qui dentro, perché in questi giorni qui alla Camera dei Deputati si sta decidendo il futuro del Paese e anche del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi giorni sono successe due cose preoccupanti. La prima, i partiti hanno deciso di portare in aula il prossimo 10 ottobre la nuova legge elettorale, quella che hanno chiamato Rosatellum bis. Guardate bene, per la legge che interessa i loro comodi hanno subito trovato lo spazio nel calendario. Per la legge che abolisce i vitalizi invece lo spazio non l'hanno trovato. Per ben due volte al Senato si sono rifiutati di calendarizzarla in aula perché vogliono lasciarla morire in commissione ed è evidente. Questa nuova legge elettorale impedirà per sempre al Movimento 5 Stelle di andare al governo. È una legge che favorisce le grandi ammucchiate, con un meccanismo perverso per cui una forza politica come il Movimento, anche se dovesse prendere il 30% dei voti, non otterrà neanche il 15% dei seggi. E soprattutto permetterà ai partiti che perdono le elezioni di andare al governo. Il Rosatellum bis è una legge che non garantisce né governabilità né rappresentatività. L'unica cosa che garantisce è togliere di mezzo il Movimento 5 Stelle e i movimenti come noi. Non a caso sono tutti d'accordo, Forza Italia, PD, Alfano e Salvini. Salvini sta votando una legge che porterà di nuovo al governo Alfano, Renzi e Berlusconi. Ma tanto basta che gli assicurino una poltrona a quello e se ne sta zitto. Sempre gli stessi partiti hanno letteralmente blindato la commissione d'inchiesta sulle banche, spartendosi ruoli chiave per guidarne e condizionarne il lavoro. La presidenza l'hanno data a Pier Ferdinando Casini, che ha un conflitto di interessi grande quanto una banca, visto che è socio della Fondazione Carispo. Le due vicepresidenze sono andate a Renato Brunetta di Forza Italia e a Mauro Maria Marino del PD. Ma oltre ai conflitti di interessi, escludendo il Movimento 5 Stelle dai ruoli di vertice, ci impediranno di incidere sull'ordine del giorno della commissione d'inchiesta e quindi non potremo chiamare la Boschi e chiederle sotto giuramento se chiese ad Unicredit in qualità di ministro di salvare la banca del padre, non potremo convocare i manager delle banche in crack e chiedergli a quali politici rispondevano quando prestavano i soldi degli italiani allo scoperto, non potremo convocare MPS per indagare sulla morte di David Rossi, cioè ci impediranno di fare verità, di creare verità. Entrambe le cose sono una dichiarazione di guerra dei partiti contro il Movimento 5 Stelle, un tacito accordo per tagliarci fuori. L'accordo l'hanno trovato su questo, tutti insieme, PD, Forza Italia, Alfano e Lega. Vogliono mettere all'angolo l'unica forza politica che rischia di avere il consenso da sola per andare al governo. E non vale solo per il livello nazionale. Giù in Sicilia si stanno coalizzando tutti contro di noi. Musumeci insieme a Genovese, Cuffaro, Lombardo, i candidati di Alfano nelle liste con il PD che sostengono il candidato di Forza Italia, tutti insieme contro Giancarlo Cancelleri. Il sistema ha paura, sta reagendo e anche noi dobbiamo reagire, ragazzi. Queste persone non stanno tramando solo contro il Movimento 5 Stelle, stanno tramando contro gli italiani. Stanno mettendo le basi per avere mani libere e distorcere la vostra volontà. Perché alle prossime elezioni, con questa legge elettorale, anche se dalle urne il Movimento 5 Stelle dovesse risultare la prima forza politica del Paese, non potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi e ambire a governare. Il voto espresso dagli italiani sarebbe irrimediabilmente compromesso. E per evitare di farsi mandare a casa, hanno blindato la commissione d'inchiesta sulle banche, impedendoci di aprire il vaso di Pandora che li spazzerebbe via tutti, cioè si stanno coprendo a vicenda. Quale verità e quali responsabilità potrà accertare una commissione composta da gente che si è sempre schierata dalla parte dei banchieri, io non lo so. Questo si chiama attentato alla volontà popolare. E allora è evidente ciò che sta succedendo sotto i nostri occhi. I partiti si sono uniti compatti per provare a mettere fuori il gioco il Movimento 5 Stelle, ma a questi signori io dico che le istituzioni non sono cosa vostra e dobbiamo reagire. Noi non resteremo in silenzio dinanzi a quello che sta succedendo. Se avessimo una stampa libera tutto ciò non mi preoccuperebbe, anzi questi signori neanche si comporterebbero così. Ma in questi giorni i media stanno dando il peggio di sé, facendoci apparire il male dell'Italia. Aiutateci a far sapere quello che sta succedendo. Diffondete le informazioni che divulgheremo nei prossimi mesi, quello che vi diranno Cecconi e Toninelli sulla legge elettorale, Pesco e Villarosa sulle banche. Siamo in tanti in Italia. Facciamo viaggiare le informazioni importanti il più possibile e ce la potremo fare. Forza!